vostro Capitan Max Berrofronzo. Benvenuti a un nuovo episodio di Wikimax A Long Time Ago, alta per gli amici. Oggi è l'11 gennaio. Oggi non ci sono fatti straordinariamente eclatanti da notificarvi, però fortunatamente, o comunque sì, insomma, è una cosa bella dal punto di vista mio personale, che ci siano molte donne protagoniste all'interno di questi pochi eventi. Più che altro perché è una cosa che ho notato facendo giornalmente questo lavoro di ricerca di notizie, di guardare quante persone note sono nate, quante persone note sono morte, eccetera, eccetera, è che le donne sono straordinariamente poco presenti all'interno dei periodi storici. E se effettivamente ultimamente si parla comunque molto di donne che hanno molto successo in campo, che ne so, artistico o commerciale o politico, che cazzo ne so io, così non è invece dal punto di vista storico nel passato, salvo appunto alcuni casi eclatanti, tipo, che cazzo ne so, Cleopatra, Anna Frank, Marie Curie. Insomma, guardando nei periodi storici sembra quasi che le donne non abbiano fatto un cazzo, quando tutti quanti sappiamo che invece sono state protagoniste di un sacco di eventi storici importanti. Solo che non se ne parla, e non capisco come mai non se ne parli. Non so se sia una specie di riscrittura maschilista della realtà, nel senso che quando ci sono state delle donne che hanno inventato qualcosa di forte, di stravagante, di bello, sono state tipo messe in ombra dalle controparti maschili che si sono appropriate il merito di queste loro scoperte, o se semplicemente, dato che in passato effettivamente le donne non avevano voce in capitolo su un sacco di cose, perché non potevano votare, non potevano andare all'università e un sacco di altre cose, non hanno materialmente potuto accedere a diversi strumenti che avrebbero potuto portarle in futuro ad assumere posizioni di rilievo all'interno della storia. E questa cosa qua non è una specie di battaglia femminista, io non mi considero femminista, perché più che altro perché odio la parola, perché mi dà fastidio che all'interno di una parola ci sia un genere e quindi praticamente si tenda da una parte all'altra, perché per me femminista è il contrario di maschilista, semanticamente, grammaticalmente così, però qui si andrebbe in discussioni allucinanti, senza né capo né coda non si finirebbe più. In ogni caso io sono per la parità dei sessi e mi sto rendendo conto facendo questo lavoro storico che c'è poca parità dei sessi, nel senso che nella storia c'è una stragrande maggioranza di protagonisti dal punto di vista maschile e ce n'è poco femminile, quindi per farvela breve, meno male che oggi si parla un po' di donne. Dopo questa lunghissima dissertazione iniziale, per la quale vi chiedo scusa, ma che comunque spero che possa far riflettere alcuni di voi, passiamo agli eventi storici più importanti o più interessanti che sono successi a long time ago, un sacco di tempo fa, in quest'11 gennaio. Nel 1908 Theodore Roosevelt proclama il Grand Canyon monumento nazionale americano. Nel 1928 Stalin esilia dalla Russia Trotsky, suo feroce e fiero oppositore politico. Dirà di se stesso nel suo testamento politico, e qui leggo per non sbagliare: morirò rivoluzionario, proletario, marxista, materialista dialettico e di conseguenza ateo convinto. Nel 1935 Amelia Earhart, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome, diventa la prima aviatrice a percorrere il volo in solitaria e senza scali dalle Hawaii alla California. Nel 1941 Adolf Hitler ordina alle sue forze di cominciare a mobilitarsi per l'entrata in Nord Africa al fianco dell'Italia per assisterla praticamente nei suoi sforzi di conquista, rendendo effettiva la formazione delle cosiddette Deutsches Afrika Korps. Tra l'altro il simbolino quello là con la palma e sopra la svastica non me lo sono inventato io, era effettivamente tipo un tentativo di creare olio di palma nazista, cattivo. Nel 1943, e questo è più che altro un periodo tra il 10 di gennaio e l'11 gennaio, la forza armata sovietica raggiunge e circonda Stalingrado, nella famosa battaglia di Stalingrado che, vi giuro, se ve la leggete è una roba allucinante, come grandissima parte delle battaglie che sono successe nella Seconda Guerra Mondiale, cioè roba da far raccapponare la pelle, veramente. Infine, 2011, e anche qui è un periodo che va più che altro dal 10 gennaio al 12 gennaio, inizia la primavera araba in Tunisia per manifestare contro la disoccupazione estrema e la brutalità della polizia. Avendo già terminato gli eventi interessanti successi in questo 11 gennaio molto tempo fa, vediamo i nati e i morti famosi in questa data. Nel 1885 nasce Alice Paul, attivista statunitense e leader del movimento delle suffragette. In suo onore nel 2004 verrà presentato il film Angeli d'acciaio, che secondo me è un nome strafigo per un film, però non l'ho ancora visto, dovrò rimediare. 1971 nasce Mary J. Blige, cantante e compositrice di R&B statunitense. Io personalmente la ricordo per un duetto che ha fatto con gli U2 nella canzone One, fichissima davvero, da pelle d'oca. Mentre per quanto riguarda non i nati ma i morti famosi in questo 11 gennaio, celebriamo, o quantomeno ricordiamo, la morte di Sir Edmund Hillary, scalatore statunitense e primo a raggiungere la vetta del Monte Everest nel 1953. Infine, nel 2015 muore Anita Ekberg, famosissima attrice svedese che ha recitato nel film La dolce vita e che fu tra l'altro Miss Svezia del 1950. Non fatico a crederlo.
Questo, signori, era tutto quanto per l'alta di oggi. Io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito. Vi ringrazio come al solito per i commenti e i suggerimenti che mi lasciate ogni volta. Sì, nell'area commenti so che è una allitterazione, però lasciatemela passare. Vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace sotto questo video, di condividerlo con gli amici se pensate che possa interessare loro una rubrica come questa. Sto tentando di fare del mio meglio per recuperare anche i gameplay, ma tra lo streaming e questa serie qua ho veramente poco tempo. Per me è già tanto riuscire a uscire giornalmente, non dico in maniera puntuale, ma comunque giornalmente con una serie fissa all'interno del mio canale. Tenterò veramente di fare del mio meglio il prima possibile per ritornare a fare anche gameplay, facendo quindi due video al giorno. Noi ci vediamo domani e considerato che null'altro è rimasto da dire, dal vostro capitano Max Berro Fronzo, adios a todos.